8 dicembre 1970. Fallisce il colpo di Stato ordito dal principe nero Junio Valerio Borghese, ex comandante della famigerata milizia indipendente Decima Mas. Gruppi clandestini armati, con l'appoggio di una parte dell'esercito, hanno l'ordine di occupare, nella notte fra il 7 e l'8 dicembre, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e le sedi della RAI e dei principali mezzi di comunicazione. A poche ore dall'attuazione effettiva del piano, Borghese ne predispone, per motivi mai universalmente chiariti, l'immediato annullamento.